Ciao ragazze, allora oggi voglio farvi vedere come realizzare tre diverse nail art con degli oggetti comunissimi, semplicissimi che tutte abbiamo in casa, quindi non andremo ad utilizzare oggetti particolari che sono difficili da trovare proprio per le unghie, ma utilizzeremo per la prima nail art una forcina, una semplicissima forcina, spero si veda, una semplicissima forcina per capelli. Nail art numero 2 utilizzeremo della carta da regalo, va bene, di qualsiasi colore e ne basta veramente veramente poca, basta che sia metallizzata. E numero 3 utilizzeremo con un R della comunissima carta argentata, carta insomma alluminio, quella che si usa in cucina. Per realizzarle naturalmente abbiamo bisogno anche degli smalti. Io ho usato gli smalti Rimmel London, questi sono i nuovissimi super gel che sono sicura vi piaceranno. Le colorazioni sono tutte estive, primaverili, perfette insomma per la bella stagione, molto molto carine. E poi la chicca di questi smalti è che hanno un effetto gel e una durata lunghissima proprio per la loro formulazione particolare, ma vedrete tutto nel video. E niente, vi lascio al video con le tre nail art e fatemi sapere se vi piacciono, fatemi sapere tutto nei commenti perché sapete che li leggo sempre tutti tutti tutti. Vi voglio un bene enorme, un bacio e alla prossima, ciao. Prima nail art, la nail art a pois ma senza l'utilizzo del dotter. Abbiamo bisogno di smalti colorati e top coat, quindi step 1 e step 2 di Rimmel London, e poi di una semplicissima forcina che tutte abbiamo a casa. Applico due passate del mio super gel, questo è un bellissimo turchese, già ne avevo applicata una in precedenza, e poi con la mia forcina semplicemente vado con un'estremità a prelevare un po' di colore, vedete, un po' di smalto, e poi vado a creare facilmente, veramente semplicissimo, dei pois sull'unghia, insomma, a preferenza, come preferite, potete metterne anche uno piccolino vicino alla cuticola, che è molto elegante. E poi step per far sì che lo smalto duri a lungo, ma soprattutto per dare l'effetto gel bello glossy, bello shiny, vedete, questo è il risultato finale con questo top coat senza bisogno della lampada, quella che si usa solitamente per il gel. Poi seconda nail art, questa è ad effetto stone, quindi ha questi riflessi, anche qui abbiamo bisogno di step 1 e step 2 e di un po' di carta regalo, qualsiasi carta regalo metallizzata. Vado ad applicare anche qua due passate del mio colore e poi ci picchietto in questo modo sopra. Quando è quasi asciutto, dovete picchiettare sopra la carta quando è quasi asciutto, quindi a tre quarti di asciugatura, diciamo così. E poi anche qua vado a stendere il mio super gel top coat per dare l'effetto gel super super lucido, vedete che è veramente un effetto super shiny. Terza nail art, questa è molto particolare perché è fatta appunto usando la carta stagnola, quella che si usa per cucinare. Come al solito abbiamo bisogno di step 1 e step 2, gli smalti super gel e poi naturalmente appunto della carta stagnola, che vado con delle forbici a ritagliare con dei piccoli triangolini insomma, ma voi potete creare tutti i design che volete, veramente con questa potete sbizzarrirvi al massimo. Io ho creato qualche triangolino e poi il primo strato di smalto già l'avevo applicato anche questa volta, quindi vado a riapplicare il secondo strato e poi prima che si asciughi completamente vado subito ad applicare, mi aiuto con delle pinzette ad applicare i miei triangolini sopra allo smalto appunto ancora fresco. Io ne metto tre, ma appunto qui con i design potete sbizzarrirvi al massimo. E quindi dopo aver applicato tutti e tre i triangolini, se vi avanza un po' di carta stagnola potete piegarla semplicemente sotto all'unghia, è molto molto semplice farlo. E voilà il nostro design, la nostra nail art è pronta. Ora non mi resta che sigillare il tutto con il top coat super gel e voilà, anche la nostra terza nail art è fatta.